Ciao amici, benvenuti nel canale se siete nuovi o bentornati. Io sono Minish Maui, ma potete chiamarmi semplicemente Maui e faccio parte degli OYO Creators, ossia dei content creator ufficiali di OYOverse per i giochi come Genshin Impact e Honkai Star Rail. E infatti qua nel mio canale solitamente mi trovate proprio a parlare o a pubblicare relativamente proprio a questi giochi. Tuttavia io amo il mondo dei videogiochi e gioco a tantissime cose diverse, ma per vedere un po' più su queste altre cosine vi consiglio di passare a seguirmi sul sito Viola dove sono in live quasi tutti i giorni e anche sugli altri social come IG e tutto il resto, quindi comunque io vi aspetto in tutti i miei social per conoscermi meglio al di là di video su YouTube, perché ultimamente mi sono accorta che tanti di voi si stanno spostando anche sul sito Viola per conoscermi e questa cosa mi fa veramente tanto piacere. Ma torniamo al topic di oggi. Oggi facciamo proprio una sorta di analisi del nuovo sistema di upgrade di personaggi che è stato introdotto su Genshin Impact, quindi parlo con voi nuovi player, e con nuovi player non intendo solo chi appunto è nuovo nel senso che ha iniziato questa settimana, iniziato da qualche giorno, ma parlo proprio di persone che magari nell'ultimo anno di gioco si sono approcciate al mondo di Genshin Impact e hanno ancora qualche difficoltà nel selezionare l'artefatto corretto, selezionare l'arma giusta, quale talento portare su, e quindi OYOverse, grazie alla 4.5, è venuta incontro a queste necessità. Ebbene sì, durante la 4.5, oltre ai nuovi personaggi come Chiorios, se no i nuovi eventi eccetera, è stato introdotto anche un nuovo sistema di guida nell'upgrade degli artefatti, ma non solo degli artefatti, anche proprio dell'upgrade del personaggio, quindi una guida su come, dove prendere i materiali, e anche per quanto riguarda armi e talenti, quindi una sorta di guida completa, ma che penso che sia in realtà utile per anche noi più vecchi player, per permetterci comunque di non perdere il filo logico quando stiamo buildando un personaggio, anche perché andando avanti nel gioco, quando inizierete a averne tanti, ne builderete magari un paio in contemporanea e può succedere che qualcuno si confonda. E quindi il mio obiettivo di oggi è proprio spiegarvi nella maniera più semplice possibile come funziona questa guida. Quindi iniziamo! Ed eccoci qua in gioco. Allora, questa nuova funzione, come prima cosa, potete trovare molto facilmente nel menu iniziale, esattamente qua, guida di addestramento, ed è una guida pensata proprio per ottimizzare il metodo con cui si vanno a potenziare i nostri personaggi. Quindi questa è la base, la trovate qua accanto al sistema di personaggi, è stata introdotta in questa patch, proprio recentissima, ed è molto molto utile per i nuovi player. Allora, selezionandola vi farà vedere il team che voi avete in questo momento selezionato. Io ho messo un team randomico nel quale il mio child è stato anche un po' impoverito di quello che ha, proprio per spiegarvi al meglio come funziona. Comunque potete vedere, avete delle barre che vi vanno in qualche modo a dire se il personaggio è buildato bene o non è buildato bene. Nel caso del mio child, come vedete, dice abbastanza debole, prova ad aumentare il livello. Infatti si può andare a potenziare il personaggio. Se poi non è lui quello che volete potenziare ma è qualcun altro, non importa averlo nel team, basta che andate qua e li selezionate tutti uno per uno. Comunque, tornando a noi, eccoci qua, questa è la schermata di riferimento. Andiamo su potenza e come potete vedere compare un menu diviso in quattro sezioni: livello del personaggio, arma, manufatti e talenti del personaggio, che sono proprio, diciamo, i quattro parametri che vi permettono di andare a definire se il vostro personaggio è buildato bene oppure no. Ovviamente la schermata si suddivide in maniera differente in base a se un personaggio, ad esempio, vado per qualcuno che magari ho buildato un po' meglio, tipo, non lo so, tipo Casua. Ecco, vedete, Casua non mi sta suggerendo praticamente niente perché è già buildato bene. Quindi torniamo al nostro child che abbiamo preso come riferimento proprio perché appunto ci sono delle modifiche da fare. Allora, partiamo dalla schermata numero 1, che è quella del livello del personaggio. Allora, la schermata vi andrà praticamente a definire se il personaggio con questo simbolo qua è messo bene o è messo male, e se non è messo bene vi andrà a indicare quali sono i materiali che servono. Quindi appunto vedete le gemme, se no i materiali di drop ottenibili dagli oceanidi, o se no le conchiglie che trovate a giro sulla spiaggia di Liyue, e anche appunto gli stemmi che si ottengono dai vari fatui. La cosa molto utile è che praticamente voi andando a selezionare, per esempio nel caso degli oceanidi, questo simbolo qua di fianco vi andrà proprio ad indicare direttamente all'interno del libro qual è il boss di riferimento. Vedete, ecco il drop che ci serve, e così facendo, cliccando su mossa navigazione, vi porterà direttamente al teleport più vicino per l'oceanide, quindi utilissimo per orientarsi all'interno della mappa del gioco, che andando avanti effettivamente continua a ingrandirsi, inizia a essere molto dispersiva. Questo non vale soltanto per questo drop qui, ma vale anche per i drop ottenuti dai nemici sconfitti, come nel caso dei fatui. Vi seleziona i fatui all'interno del libro e cliccando su mossa navigazione vi fa
praticamente vedere dove sono sulla mappa. Un po' diverso invece risulta per quanto riguarda i materiali droppabili. Essendo che sono sparsi a giro per la mappa, abbiamo i fiori, abbiamo le rocce, abbiamo le conchiglie, abbiamo gli insetti, come nel caso di ogni caputo peritto, ci sono tanti materiali differenti. Non vi andrà a selezionare proprio la collocazione del singolo pezzettino, però vi andrà a portare verso un teleport di un'area in cui appunto il materiale di richiesto nel caso è comunque diffuso in maniera numerosa. Per esempio su queste spiagge qua, sulla costa di Aoguang, ci sono un sacco di conchiglie che servono appunto per Child. Poi uno man mano che impara comunque sa benissimo che ce ne sono altre su questa costa, sa benissimo che ce ne sono altre qua, però insomma si viene guidati in una zona che possa essere effettivamente utile per il drop dei materiali che servono. Per quanto invece riguarda la sezione arma, si ha ovviamente l'arma che in questo momento sta equipaggiando il mio Child, dove mi viene consigliato di ascenderla perché ovviamente l'arma è a livello basso. Io gli ho messo un'arma che adesso appunto è di livello basso proprio per far sì che ci indirizzasse al menu per poterla cambiare o per poterla potenziare, però la sua arma fondamentalmente è questa, gliela cambio e come vedete, visto che l'arma comunque andrà bene, scomparirà il suggerimento. Quindi quando voi gli avete dato un'arma buona, l'avete ascesa bene, comunque il suggerimento appunto non può essere più aumentato e quindi appunto vi dice controlla però sotto, ci sono delle opzioni migliori rispetto alla tua arma. E ovviamente le soluzioni che qua vengono appunto mostrate sono di armi a 5 stelle, abbiamo l'arma di Yuemia, abbiamo l'arma di Yelan e anche quella di Linei, però comunque intanto non vi dice più che dovete ascendere l'arma. Come mai sono consigliate queste armi? Perché come vedete scritto da qua, che è lo stesso che vedete scritto poi nella sezione manufatti, i dati che sono stati appunto applicati per dire questa è l'arma giusta per lui, questa è l'arma giusta per lui, non sono campati in aria, ma vengono basati sulle scelte fatte dagli altri player attivi nel gioco. Quindi diciamo che quello che si ha qua come suggerimenti è una sorta di suggerimento globale dato dalla community di Genshin Impact, che diciamo nel caso di Child utilizzano in tanti l'arma equipaggiata da Yuemia, quindi il battito tonante, il Thundering Pulse. Allora, visto che tanti lo utilizzano, vi viene proprio suggerito come l'arma migliore per Child. E così funziona per qualsiasi personaggio. In maniera analoga, infatti, come vedete, anche i dati sono ricavati dai giocatori recentemente attivi, lo si vede anche nella sezione degli artefatti, che forse è ancora più importante che nella sezione armi, perché ci sono appunto, diciamo, i set più importanti per i personaggi e anche con delle varie alternative. Abbiamo un set completo di Cuore Profondo, Heart of Death, ma ci sono anche altre alternative che vengono utilizzate dalla community, quindi fare un Child, in questo caso ibrido, farlo mezzo Gladiator o mezzo Shimenawa, oltre a mettere sempre due pezzetti di Cuore Profondo. La cosa molto carina che si è visto anche in precedenza guardando il livello dei personaggi è che viene proprio evidenziato sotto ai vari, in questo caso artefatti, quale è la quantità appunto di resine che devono essere consumate per una singola run nel domain, quindi quanto voi andate a spendere per dover farmare quell'artefatto. E se vedete qua su in alto in questa schermata sono presenti anche il totale delle vostre resine, che in questo momento le mie sono cappate perché fra poco sarò in live e le utilizzeremo insieme, e quindi di conseguenza è molto interessante perché comunque vi permette anche una sorta di conteggiare anche le tempistiche che dovete aspettare per andare poi a continuare la vostra build per migliorare i vostri personaggi. Comunque ad ogni modo esiste anche la configurazione rapida dei manufatti introdotta nelle patch scorse, voi basta che andate qua e poi andate appunto a mettere i pezzetti che vi vengono consigliati dal gioco stesso. E per ultima andiamo alla sezione dei talenti del personaggio, anche qua l'opinione della community è fondamentale, anche perché fino a poco tempo fa l'ordine dei talenti non era suggerito in gioco, quindi uno doveva andare o a sentimento, in realtà non si va mai a sentimento, basta leggere che cosa fanno le spell, basta sapere che cosa fa il personaggio, come lo si vuole usare, ed è abbastanza anche intuitivo se qualche personaggio necessita di aver potenziato l'attacco normale piuttosto che la E piuttosto che la Q. Ma comunque, nonostante sia stata introdotta anche il suggerimento sempre valutato sui pareri della community globale di Genshin, qua ulteriormente si avrà una suddivisione con scritte esattamente priorità massima, secondaria e di seconda necessità, proprio per andare a darvi un ordine mentale su quale talento ascendere.
e quindi questo risulta molto utile ai fini della build del personaggio, perché seguendo tutti questi passaggi e andando a sistemare pezzo per pezzo arriveremo a personaggi come chi avevo messo di riferimento, il mio Kasua, che vi dirà che avete acceso tutto, che l'arma è giusta, ci sono anche altri suggerimenti sotto, che la build che gli abbiamo dato va bene e che i talenti del personaggio vanno bene, e quando diventerà la barra verde avrete buildato un personaggio buono. Con queste ultime parole la guida si conclude. Vedete, è molto facile e intuitivo, non è servito fare un video di 20 minuti per spiegarvi tutto, anche perché siete talmente guidati nel percorso che arriverete tranquillamente a comprendere le basi in maniera molto più rapida rispetto a quando è capitato a noi. Una guida del genere quando è iniziato nel 2020 sarebbe stata una manna dal cielo, invece all'inizio abbiamo buttato le resine nei domain prima del necessario, abbiamo fatto veramente dei casini, abbiamo sprecato tante di quelle risorse che non vi sto nemmeno a dire. Però voi che siete nuovi avete questa grande fortuna, quindi io vi consiglio assolutamente di sfruttarla, visto che è lì, visto che comunque che sono pareri della community. Poi come sapete io sono in live tutti i giorni sul sito Viola, quindi se avete bisogno comunque di suggerimenti e cose varie io vi aspetto la mia community, mi trovate anche sugli altri social, tanto sono tutti in box. Iscrivetevi al canale YouTube, così almeno attivate la campanella e quando ci sono nuovi video a tema Genshin e non sono, magari appunto passate a fare un saluto. Io sono molto contenta di questi aggiornamenti che vengono implementati nel gioco, perché comunque vanno a semplificare delle meccaniche che prima erano un po' più macchinose, anche se da una parte di me, vi dico in tutta onestà, è anche un po' il bello del gioco. Testare e sbagliare, provare un'arma e poi dire no, dargli un pezzo e poi dire no, lo voglio cambiare, forse sta meglio quest'altro set. È un po' una versione dicotomica la mia in questo momento, ho una visione un po' a metà, però comunque il gioco si aggiorna, si va avanti, stiamo entrando nel vivo appunto del quarto ormai anno di gioco, perché ovviamente sono 3 anni complessivi, però appunto a settembre si festeggerà il quarto, quindi stiamo vivendo il quarto anno di gioco e poi andremo per il quinto. Quindi insomma ragazzi, il gioco c'è da un bel po' e continua ad aggiornarsi, e questa è una cosa molto positiva. Fatemi sapere sia voi che siete nuovi, sia voi che siete invece un pochino più vecchietti come me in gioco. Io peraltro gioco dal day one, quindi altro che vecchietta. Comunque insomma fatemi sapere che cosa ve ne pare, quali aggiornamenti futuri vorreste vedere, anche magari qualcosa un po' più per noi in endgame. Fatemi sapere nei commenti, può essere comunque uno spunto di riflessione molto interessante anche per i nostri prossimi video. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me qui, grazie per aver visto il video fino alla fine, e siete arrivati fino a questo momento scrivete hashtag #KasuaC6, va bene? Grazie mille a tutti e ci vediamo in un prossimo video.